C'è necessità di una visione più dinamica, più nuova, più giovane, questo senz'altro sì, rispetto alla gestione ordinaria di questa città che in questo momento, come il resto d'Italia, ha bisogno di un cambio di passo e di una visione che guardi un po' più in là, soprattutto per il futuro dei giovani. Non una questione anagrafica, ma un cambio di passo rispetto a una gestione, quella firmata Roberto Di Piazza, già conosciuta per anni e che non può rappresentare una novità. Questo in sintesi il pensiero di Laura Famulari, segretaria provinciale e consigliera comunale del Partito Democratico, nel voler spiegare i suoi intendimenti l'altra sera a Ring, quando si è parlato dei candidati a sindaco per il prossimo anno e sul tavolo si sono messi a confronto proprio Roberto Di Piazza e Francesco Russo. Secondo Famulari, l'età in questo caso diventa un vantaggio nell'essere più vicini a dinamiche al passo coi tempi, rispetto a temi come la mobilità, i giovani o le nuove tecnologie. Quello che io intendevo è che Francesco Russo è un politico triestino che conosce bene la città, per la città ha fatto molto, quindi è esperto, è stato senatore, come sappiamo è artefice della demanializzazione del Porto Vecchio, è sicuramente anche attento alle cose attuali in qualità di vicepresidente del Consiglio, ma è un uomo molto dinamico, che ha una visione più attenta forse al mondo dei giovani, al mondo contemporaneo, cosa che il sindaco di Piazza, non per ragioni anagrafiche, ma perché conosciamo il suo modo di amministrare, lui amministra l'ordinario e quindi è impensabile che dopo 20 anni di questa tipologia di amministrazione lui possa rappresentare il cambiamento che è necessario in questo momento, perché il mondo in questi ultimi mesi è accelerato moltissimo e noi dobbiamo essere all'altezza di star dietro alle difficoltà anche che si sono verificate, alle esigenze di lavoro, di mobilità, di sostenibilità, insomma, che anche in questa città sono molto evidenti.